Prossima domanda, la velocità quadratica media di eccitazione termica. Sappiamo che gli elettroni si comportano come un gas, gli elettroni di conduzione, quelli che si sono liberati dai loro atomi, che urtano continuamente con grande violenza in un moto caotico contro il reticolo con grande velocità, e la velocità di agitazione termica è la velocità quadratica media, la stessa della teoria cinetica dei gas, 3kbt k su m, m è la massa di una particella del gas, in questo caso la massa di un elettrone, kb la costante di Boltzmann, la temperatura in Kelvin, quindi 30 gradi centigradi sono 303 Kelvin, e ovviamente maggiore è la temperatura, maggiore è la velocità con cui si agitano termicamente questi elettroni. E 3 sta a rappresentare i gradi di libertà, cioè le tre direzioni dello spazio lungo le quali può avvenire la traslazione degli elettroni. Il risultato è 120 km al secondo. Un risultato, una velocità estremamente grande, che se la confrontiamo con la velocità di deriva, che invece era millimetri al secondo, facendo il rapporto troviamo un rapporto dell'ordine di 100 milioni, 10 alla 8. Infatti abbiamo un 10 alla quinta metri al secondo diviso un 10 alla meno 3 metri al secondo. Dunque la velocità di agitazione termica è enormemente più grande della velocità di deriva, però la velocità di agitazione termica non dà luogo a nessuna corrente, perché è un movimento del tutto caotico e disordinato che non ha un verso particolare, non ha un verso preciso. Invece la deriva, pur essendo un moto estremamente lento, è un moto ordinato, collettivo, che va in una direzione ben precisa. La direzione è quella verso cui scende il potenziale, questo nel caso delle cariche positive immaginarie che si muovono nel filo. Gli elettroni sappiamo che invece si muovono al contrario, cioè risalgono le differenze di potenziale. Ricordiamo infatti che il potenziale è maggiore qui al polo positivo, quindi in A, minore in B, questa è la discesa di potenziale, ma gli elettroni fanno il percorso contrario, da B ad A.